Andrea Novelli, il direttore sportivo del Circolo Nautico. Allora, abbiamo la seconda tappa del trofeo Optimist Italia Kinder. Allora, vogliamo spiegare un attimo ai nostri lettori perché l'Optimist, che tipo di imbarcazione è, che particolarità ha e perché i ragazzi partono proprio con l'Optimist come base per la vela. Allora sì, buongiorno a tutti. L'Optimist è la barca su cui si nasce, si entra per la prima volta nel mondo velico. Nonostante l'età, che non è più tenerissima perché il progetto è degli anni 50, ha la caratteristica di essere estremamente sicura, estremamente confortevole per dei bambini che mettono per la prima volta piede in acqua, e anche tecnica, perché adesso attualmente è la classe giovanile per bambini più numerosa che c'è, possiamo dire, al mondo, e anche il livello, chiaramente, quando un ragazzo decide di fare agonistica è molto alto, perché tutti i club velici, i club del mondo, hanno come base l'Optimist su cui fare iniziare i propri regatanti. L'imbarcazione di per sé è di piccole dimensioni, adatta appunto ad un bambino, parliamo di 2 metri e poco più di lunghezza e 1,5 metri di larghezza, con una vela singola e assolutamente gestibile per un bambino, con i vari mezzi di assistenza. La fortuna che ha tuttora l'Optimist rispetto ad altre imbarcazioni che stanno emergendo adesso, ovviamente col favore della tecnologia, è che ha preso talmente tanto piede che ogni regata, dalla classica regatina regionale che vediamo 70-80 imbarcazioni a quella nazionale con oltre 300, ogni regata è una festa per tutti i ragazzi, quindi anche l'ambiente è estremamente vivibile e piacevole e fa appassionare un ragazzo che vuole intraprendere lo sport agonistico. Grazie.